Infatti siamo contenti, cioè un rammarico è che potevamo lì, nel momento che siamo andati più, sul più uno, fare un pensierino di portarlo a casa, ma giochi con una squadra, una delle più forti al momento, che è in più in forma nella 2, e usciamo a testa altissima, e ci siamo misurati con i più forti, ci siamo misurati bene, e non abbiamo mai mollato, abbiamo reagito sempre, mettendo il corpo, mettendo il cuore, mettendo anche delle buone idee in campo. Peccato che non è bastato, ma il livello della squadra avversaria era tale che non ti permetteva di fare qualche errorino. Alla fine, su una difesa, su un attacco, si è deciso tutto gli episodi. Ci dispiace perché usciamo senza punti, ancora perdenti, però almeno ho visto la squadra che può combattere ad alto livello di questo girone, e questo ci fa ben sperare. Mi dispiace per i ragazzi perché oggi hanno detto proprio l'atteggiamento giusto, la faccia giusta, non hanno mai mollato, si sono cercati. Dopo il primo tempo abbiamo parlato con Kenny che ti stiamo aspettando, devi fare te il passo in avanti, l'ha fatto, siamo contenti, usciamo più forti di prima, però come l'ho detto prima, poc'anzi, il fatto che esci senza punti è un rammarico più grosso. Adesso energie, recupero, è pronto per la prossima sfida con Pistoia domenica, che sarà molto importante. Sì, c'è qualcuno che era un po' più indietro, giocando ogni partita per partita, anche loro stanno prendendo il ritmo giusto. Il fatto che abbiamo vinto il terzo e il quarto quarto fa ben sperare. Bisogna giocare con i punteggi un po' più bassi, però sappiamo che l'avversario è di altissimo livello, è andato 24 volte sulla lunetta e ha sbagliato solo uno, se non sbaglio. Quando ti permettono così poche possibilità, devi fare la partita perfetta. L'abbiamo quasi fatta sul ribaltamento lì del più uno, ci è mancato quel guizzo finale. Purtroppo sarà un viaggio di ritorno con rammarico. A noi della Coppa non ci cambia niente, andiamo lì, abbiamo meritato, siamo nelle migliori 8, è un vanto per la città, per il club, e adesso dobbiamo rimboccare le maniche perché nel campionato dobbiamo muovere la classifica. Ci mancano ancora 6 partite e la strada è ancora lunga, che giocheremo da adesso fino a 25 di aprile ogni 3 giorni, sperando che i ragazzi stanno bene e buttano il cuore come hanno fatto oggi.